lui in realtà nel lavoro è andato a casa di una persona che ha pubblicato con noi. E questa persona ha fatto vedere questo libro, che era la sua biografia fondamentalmente. Insomma. Allora ha detto, dai, benissimo, sai, poi Luigi si presenta sempre in maniera molto, come dire, poco circostanziata, sempre molto vaga, apparentemente. Allora ha fatto un discorso molto alla larga, vabbè, ma no, però io, perché io ci tengo, perché però la mia vita, però non so se è tanto interessante. Però ha cominciato a dirmi delle cose che erano sbalorditive, quindi praticamente incredibili, no? E quindi ha cominciato questa avventura e dopo 2 anni, con l'aiuto di Matteo Picconi, che sta qui, un ragazzo che collabora con noi, che l'ha aiutato, ci siamo aiutati tutti a raccogliere le memorie, quindi i ricordi, metterli insieme, eccetera. Io la cosa che voglio chiedere a Luigi è una cosa strana, veramente credo che sia una cosa che non mi è capitata, però a te mi capita. Cioè, voler mettere come titolo di un libro Storia di un uomo fortunato, cioè, diciamo, poi si capisce perché, però no, perché non il coraggio di definirti fortunato, guarda che ce ne vuole, ma pubblicamente, non è che dice, uno se lo dice, a volte anch'io penso di aver fatto una vita da uomo fortunato, dico grande onestà, però non lo scriverei mai un libro, sotto la mia biografia non scriverei mai. Ma Di Marti c'era sempre qualcosa. Non lo so, di dire adesso mi devi spiegare questa cosa. Perché hai accentuare questo discorso? Perché anche volevi anche dire nato il 29 febbraio, basta. Insomma. Sì, è semplicemente perché qui c'è mio fratello. Siamo cresciuti in mezzo alla fame, senza scarpe. Ero bocciato ogni anno, scuola niente, pericoli da tutte le parti, e un'esistenza circondata da pericoli, poi non ti accorgi che mi metto in pericolo. Primo perché è un'esperienza letteraria, la mia, e secondo perché da Schneider ho imparato tante cose. Con lui ho avuto l'occasione di capire quanto sono importanti le esperienze dirette e anche indirette, nel senso che al di là dell'autobiografia di una persona è importante anche quello che c'è dietro. E dietro la vita di Schneider ci sono cose che persone della mia età non conoscono. Cioè nessuno può aver presente che cos'è un villaggio di nome. E nessuno neanche li racconta, perché non so. Sì, sì, ma cioè un villaggio di nome Somagalé alla fine degli anni 30. Cioè, probabilmente lui è stato uno dei pochi, forse degli ultimi fortunati a conoscerlo. E in termini di avventura, certamente le 3 avventure più, chiamiamole proprio spregiudicate, sono quelle in cui io, lavorando alla Salini e vincendo tutte le ostilità del management Salini, ho trasportato attraverso il Sinai, e ci sono qui 2 testimoni, ho trasportato materiali che altrimenti non sarebbero arrivati dove mio fratello era capocantiere per la costruzione della Kennedy Library. Ho convinto il dottor Franco Salini a darmi 2 passaporti. Mi sono assunto tutte le responsabilità del caso, ho portato i materiali attraversando il Sinai qualche giorno dopo la guerra dei 6 giorni. A distanza di tanti anni devo dare credito al dottor Franco, che dice: ah Gigi, avevi ragione quella volta. Vabbè, dopo 50 anni comunque sembra. Mio fratello è qui, gli sono arrivati i materiali in Mar Rosso che non sarebbero altrimenti arrivati da nessuno. Incredibile, incredibile. Vabbè, racconta sta con tutte le cose che fai adesso. Dai, che sono. Quindi adesso in pratica vado a scuola di Tip Tap, che è una danza che se prende porta... È coinvolgente, eh? Sì, 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 sì. Ballo coinvolge molto. Signora, scusi. Ascolta.
scuola di lirica. Fare passi di questo genere qui? Ma ce la dopo l'idea, ma scusa, non è che ce l'ho, però stringo i denti.